La cronaca in primo piano, ci sono volute oltre 4 ore per spegnere l'incendio divampato sul tetto in legno di una casa a spultore. Evacuato il fabbricato, ora in parte inagibile, nessun ferito fortunatamente, ma solo tanta paura, come vediamo nel video realizzato dai vigili del fuoco. All'incirca alle 4:15 di questa notte, due squadre dei vigili del fuoco di Pescara con il supporto dell'autobotte e autoscala sono intervenute in via Giulianova a Spoltore per l'incendio di un tetto in legno di un'abitazione. Il personale ha domato le fiamme limitando i danni a una porzione del tetto. Durante le operazioni di spegnimento tutti gli occupanti dell'abitazione sono stati allontanati. A seguito delle successive verifiche si è reso necessario interdire l'uso di 3 locali della struttura. Non ci sono persone coinvolte nell'incendio. Le squadre dei vigili del fuoco hanno terminato l'intervento stamani alle 8:45.